Benvenuti alla seconda puntata di Blues e dintorni. Sono Francesca Mereu, giornalista e autrice. Dal 2011 vivo nel profondo sud americano a Birmingham in Alabama. A vivere qui mi sono innamorata del blues e della cultura afroamericana. In questi podcast vi racconterò la storia di questa musica, vi porterò nei posti dove il blues si suona e vi farò conoscere tanti bravi artisti del sud. Canti blues si levarono per tutto il sud nel dicembre del 1865. La guerra civile era finita, i nordisti avevano vinto e anche nel sud entrava in vigore la legge approvata dal presidente Abraham Lincoln, che dichiarava la schiavitù illegale. Nella puntata precedente abbiamo parlato di Elizabeth, nata schiava in Alabama, raccoglitrice di cotone e autrice di blues. Dopo la guerra civile, Elizabeth pensava ad avere davanti un futuro da donna libera, da trascorrere con Martin, il padre dei suoi figli. Ora poi i neri potevano sposarsi, visto che per legge erano considerati esseri umani, come i bianchi. Una speranza che svanì ben presto, perché la schiavitù fu rimpiazzata dalla segregazione. Tutti gli stati del sud approvarono nuove leggi che toglievano diritti e libertà alla popolazione di colore. I neri dovevano vivere in certe aree delle città, di solito posti malsani, umidi. Anche se avevano il denaro, non potevano comprare casa nei quartieri migliori, perché questi erano solo per bianchi. Non potevano frequentare delle buone scuole, perché tutte le buone scuole erano per i bianchi. Negli autobus dovevano sedersi in fondo e alzarsi se un bianco rimaneva in piedi. Chi non lo faceva finiva in prigione. This little song that I'm singing about, people you all know is true. If you black and got a word for living now, this is what they will say to you. They said, if you's white, she's all right. If you's brown, stick around. But if you's black, oh brother, get back, get back, get back. Mattone su mattone, legge su legge, il muro della separazione tra bianchi e neri si alzava ogni giorno, fino ad assumere le proporzioni di una montagna insormontabile. Elizabeth diceva che la segregazione era peggio della schiavitù. La donna morì a 80 anni nel 1920. Qualche mese dopo Martin la raggiunse. Dalla piantagione si erano trasferiti a Birmingham. Lui lavorava in miniera, lei a servizio di una famiglia. Morirono sognando la libertà. I've gotta leave, yeah. I've got to find some place to go. I've got to leave, yeah. I've got to find some place to go. Because the way things are happening here now, I don't feel welcome here no more. 30 anni più tardi, la mia amica Margaret, la pronipote di Elizabeth, sognava ancora la libertà. Niente era cambiato nel sud.
Negli anni 50 i cartelli solo per neri e solo per bianchi erano dappertutto. La libertà i neri l'avevano acquisita solo sulla carta. I bar e i ristoranti non servivano le persone di colore. I parchi erano per i bianchi, c'erano prigioni per neri e per bianchi, cimiteri per neri e per bianchi, fontanelle d'acqua per neri e per bianchi. Margaret un giorno da bambina assaggiò di nascosto l'acqua della fontanella dei bianchi. Pensava fosse dolce come la limonata, ma invece sapeva solo d'acqua e non capiva perché lei da quella fontanella non potesse bere. Le infermiere bianche non potevano curare i neri, e le insegnanti bianche non potevano insegnare ai neri e viceversa. Nella Carolina del Sud una legge proibiva ai neri e ai bianchi che lavoravano nei mulini da cotone di affacciarsi dalla stessa finestra. In Florida i libri per i neri e per i bianchi dovevano essere custoditi in magazzini separati, neanche quelli potevano incrociarsi. Nonostante i neri fossero cittadini americani e avessero diritto di voto, chi osava reclamare tale privilegio doveva sottoporsi a un test di domande umilianti e di trabocchetti. In un test, per esempio, si chiedeva di mettere il puntino sulla I. La I era però maiuscola e metterci un puntino sarebbe stato un errore. Un'altra domanda invece ipotizzava un incidente aereo esattamente al confine tra gli Stati Uniti e il Canada e chiedeva dove per legge si dovessero seppellire i superstiti, non i morti, ma i superstiti. Spesso si vedevano nei quartieri neri di Birmingham dei pupazzi pendere dagli alberi, che tra le mani tenevano un cartello con su scritto «Questo è un negro che ha votato». L'avvertimento per quelli che nonostante tutto riuscivano a superare il test era ben chiaro. Le regole della segregazione erano così tante che sgarrare era facile. Bastava guardare diritto negli occhi un bianco o dimenticarsi di dargli del Signore per finire linciati o castrati o con una pallottola in mezzo alla fronte. La notte, nei quartieri neri di Birmingham, le visite degli uomini del Ku Klux Klan erano frequenti. Margaret li vide una sera dalla finestra della sua cameretta. Le lunghe vesti bianche che brillavano sotto la luna piena. Piantarono una croce nel giardino dei vicini e le dettero fuoco. Erano lì per punire un giovane di 20 anni accusato d'aver guardato una donna bianca. I genitori cercavano di tenere la segregazione nascosta ai figli, ma per ogni nero arrivava sempre il giorno in cui la realtà bussava alla porta, nuda e cruda. A Margaret successe a 14 anni. Un uomo bianco cercò di accapparla e farla salire in macchina. Margaret riuscì a trovare rifugio in casa di una coppia nera. Era stata fortunata, le dissero. E così, ancora bambina, venne a sapere che tante giovanissime di colore, dopo essere state violentate, venivano abbandonate nei boschi o sul ciglio della strada. E nessuno era mai punito. Era il 1954. 34 anni dopo la morte di Elizabeth, il blues continuava a essere il mezzo migliore che i neri avevano per dare sfogo alla frustrazione. Ovviamente le assurde regole della segregazione volevano che i neri non potessero suonare nei posti pubblici, ma loro avevano creato un mondo parallelo tutto nero che pulsava lontano dalle orecchie dei bianchi, in particolare da quelle degli uomini incappucciati. Un mondo in cui il blues la faceva da padrone. La notte, i capanni dei mezzadri, i garage delle periferie nere, posti lontani dai centri abitati, si animavano, trasformandosi in una sorta di club chiamati juke joint. Non avevano né nome né insegne questi posti, ma grazie al passaparola i neri sapevano dove la loro musica si suonava.
In questi locali sperduti in Alabama, Mississippi, Georgia, Louisiana, si esibivano diversi artisti che con chitarre e armonica in mano giravano per il sud portando e diffondendo il loro stile di blues. Spesso lo facevano solo in cambio di quello che offriva la casa, cibo e dollari sufficienti per raggiungere il juke joint successivo. Suonavano quel blues che usciva dal profondo dell'anima, quello che lasciava in bocca il sapore delle emozioni e faceva viaggiare il cuore e la mente in luoghi lontani dove la parola segregazione non esisteva. Rita James di giorno fa la cuoca, la notte canta il blues e gestisce il Red Wolf, un juke joint della periferia nera di Birmingham. Rita è cresciuta ascoltando il blues perché sia la nonna che la mamma avevano un juke joint. Le chiedo di raccontarmi com'erano le serate in quei locali durante la segregazione. It was, oh my God, and they doing the slop and the twist and playing the low down good blues. Erano del tipo, oh mio Dio, la gente ballava il twist, faceva le capriole, si suonava quel buon blues lento. Le serate le organizzavamo di nascosto nelle nostre case, nelle cantine o nelle cucine, perché era illegale suonare la nostra musica. Ma la nostra musica ci faceva dimenticare le cose brutte. L'ascoltavi e non volevi sentire problemi, non volevi vedere niente. Volevi solo divertirti, perché non sapevi quando avresti avuto un'altra occasione per farlo. You know, you don't want to hear nothing, you don't see nothing bad. You just want to enjoy yourself. You didn't have that many times that we can do that. Rita mi racconta che neri di tutte le età frequentavano i juke joint. Erano operai, domestiche, minatori, contadini. E se di giorno dovevano indossare le tristi divise da lavoro, la notte esibivano completi sgargianti, rossi, rosa, bianchi, e le donne i tacchi a spillo e gli abiti aderenti. Nei juke joint ballavano, cantavano, facevano amicizia e si innamoravano. I pastori esortavano i fedeli a stare lontano dal blues, perché per la Chiesa il blues era la musica del diavolo, la musica associata al peccato. Desibel Thomas Quinney è una pastora battista, nonché attrice, cantante di spiritual ed esperta di musica blues. Le chiedo di spiegarmi perché la Chiesa associava questo genere musicale al diavolo. It was called the devil's music because the blues do not speak of God in any way as a liberator, as a protector. Era chiamato la musica del diavolo perché il blues non parla di Dio come liberatore, protettore. Gli spiritual ripongono tutta la speranza di essere liberati in Dio. Il blues invece dice, ho un problema. Oggi diremmo che stai cantando dei tuoi sentimenti, ma al tempo dei primi blues se non cantavi di Dio voleva dire che stavi cantando dell'altra forza, e cioè del diavolo. Il blues era uno dei modi per riuscire a vivere durante la schiavitù e la segregazione. Era un modo per trovare sollievo dalla rabbia, dall'ansia, da quel tipo di vita. Quando diciamo I'm having a blue day, significa che non è un bel giorno per me, non è un giorno felice. It's saying that I'm having a blue day. It's not a good day for me. It's not a happy day. Nelle chiese nere si cantavano gli spiritual che lodavano il Signore. I temi del blues erano invece tutt'altra cosa. Descrivevano la vita reale, spesso in modo brutale. L'amore non era solo un'emozione romantica, ma anche sesso. E di sesso il blues parlava in modo esplicito, in tempi in cui farlo era tabù. E ne parlavano uomini e donne. Negli anni 30, Lucille Bogan, Mamie Smith, Ma Rainey, Bessie Smith cantavano di desiderio, di tette, capezzoli e dei problemi delle donne. You pack all three times a day, baby, come and drive my blues away.
blues come un diario descriveva fedelmente la vita e pertanto senza remore affrontava qualsiasi tema, anche quello dell'omosessualità. Succedeva spesso che il pastore Battista chiudesse un occhio e facesse finta di non accorgersi la domenica mattina che i fedeli avevano trascorso la notte precedente al juke joint. Capiva che il blues era la valvola di sfogo della sua comunità perché parlava di temi che la Chiesa non affrontava. Every day, every day I have the blues. Come on, y'all, get with me now. Every day, yeah. Every day I have the blues. When you see me worry, baby. Spesso nei terreni scoscesi, ma lagevoli, nascono dei fiori bellissimi. E così dalla schiavitù e dalla segregazione è nato il blues, il regalo della comunità nera americana al mondo. Finisce qui la seconda puntata di Blues e dintorni. I testi di questo podcast sono stati scritti da me, Francesca Mereu. Ho scritto anche il romanzo storico Quando mi chiameranno uomo e la raccolta di opere teatrali Profondo Sud, entrambi ambientati nel sud americano e in entrambi trovate tante storie legate al blues. Se volete saperne di più, vi invito a visitare il mio sito web francescamereu.com. Oh,